stanco. Ma lo sai che sono preoccupato? Dov'è? Non lo so, ha detto che era qua mezz'ora fa, più visto. Ragazzi, non so, sono io, vi ricordate? Ehi! Ehi, sono io, sono venuto con un'offerta di lavoro, lì cercavate mica. Sì, ci serviva uno per pulire per terra. Sì, dai una mano un attimo, magari. Beh, sì, scopo. Mi hai lasciato solo con Pasch. Con loro due. Lo so, l'inutile. Però un dispetto ogni tanto te lo meriti. Da solo, capo, da solo. Io entrerei di qua. Faccio entrare nel privé, va bene. Oggi, non parlare di entrare quando c'è... Posso, ho dei soldi anche. Quando c'è l'inutile. Guarda, sono un cinquantino, è l'ultimo. Dai, è andata. Vado? Posso entrare? Dai, provaci. Che bello vedere gli amici. Eravamo veramente preoccupati della tua assenza. Che bello essere tra amici. Va bene, di cosa parliamo oggi? Ciao, caro. Ciao. Hi. Oggi... Siccome c'è stato richiesto da parecchi clienti, anche esatto, in particolar modo due o tre clienti proprio dal sud Italia che ci hanno espressamente richiesto di fare una puntata mirata su questo, parliamo di diesel di piccola cilindrata, delle problematiche che hanno e via dicendo. Esattamente. È un temone, eh? È un temone, sì. Allora, ad onor del vero, i clienti che avevano fatto richiesta avevano un 1300 multijet Euro 6, uno era sulla 500, una sulla Lancia Y, uno sul Cubo, e lamentavano un po' le stesse cose che lamenta questo proprietario, la macchina di questo 116D, motore cambiato negli ultimi anni, forse nell'ultimo anno addirittura, perché per fare un rinfresco di memoria, ma gli appassionati di BMW sicuramente lo sanno meglio di me, fino a due anni fa la 116D, la 118D o la 123D erano, o la 120D, erano tutte dotate dello stesso 2000, un motore 4 cilindri 2000, poi con ovviamente degli accorgimenti tecnici che ne limitavano le potenze sia elettronici che meccanici. Da quest'anno BMW, anzi dall'anno scorso, invece sul 116D ha cambiato completamente il motore, ha messo un 3 cilindri 1500 di cilindrata, lo stesso che monta la Mini. Stai facendomi la pelle d'oca. Esatto. Un bel 3 cilindri. Con tanto di super mega FAP, con tanto di AdBlue, con tanto di tutto ciò che si può fare al giorno d'oggi per ridurre l'inquinamento. Chiaramente più si riduce l'inquinamento, più purtroppo poi il rendimento stradale rischia di essere scadente. Il signore, come i signori che ci hanno fatto questa genere di richiesta, lamentano tutti sistematicamente una poca prontezza della vettura, poca reattività e soprattutto proprio una sofferenza ai bassi regimi enorme. Ormai abbiamo sdoganato la sgonfieria. Quando diciamo sgonfieria, voi capite a casa cosa vuol dire. Quelle sensazioni che avete quando... Oh, è vero o no? Esattamente. La sgonfitudine. Oltretutto, a differenza magari di 500Y, qui parliamo anche di un corpo macchina, di una certa importanza, di una certa dimensione e peso, quindi il problema potrebbe essere addirittura amplificato, anche se adesso... saranno i numeri a dirci se abbiamo ragione o meno. Tra l'altro, una delle BMW che ancora mi piace, io non sono più per le BMW moderne che hanno perso un po' la loro identità. Chiaro. Parlavi di 1500, mi ricordo ancora la 315, esatto, no, della serie, esatto, così, la E36. No, molto prima. E30, ancora prima delle 30. Sì, sì, prima decisamente serie, prima, esatto. Con carburatore Pierburg 2.2, mitico. Bene, chiamiamo adesso, magari, chiamiamo Eni, sì, c'è scappato. Ha sentito, sta andando a piangere, sta andando a piangere in ufficio, Gianni, va bene. Ok, dai, rulliamo, vediamo com'è. Andiamo. Ecco, va detto che, oltretutto, quel motorino qui, se lo si sente in moto, dire che è un tre cilindri è una bugia. Cioè, perché, ok, trovarne i punti deboli, ma poi bisogna anche dargli il merito a quello che hanno. Va bene. Facciamo la rullata originale, vediamo come siamo messi. Ricordiamo che BMW in questo caso dichiara 115 cavalli, se non erro, e qualcosa come 220-230 Nm di coppia lì in giro. Adesso vediamo com'è messa. C'è il posteriore, tra l'altro, questa, abbiamo sottolineato. Oltretutto. Posterioncino. Esatto. Che ci poi, piace. Vabbè, qua, se vogliamo la facciamo girare anche in quattro, però poco conta. Allora, risultato di base. Siamo sempre lì. A livello numerico ci sarebbe poco da obiettare, perché siamo a 110 cavalli al posto dei 115 dichiarati, un briciolo sotto, però sappiamo che 5 cavalli è sufficiente che sia appena chiuso il filtro antiparticolato, lo si perdono. 87 alla ruota, 238 Nm di coppia a 3000 giri. Se andiamo sul grafico, andiamo a riprendere un po' i discorsi fatti nelle precedenti puntate.
un bel vuotone di coppia, un bel vuotone di potenza, chiaramente riflessa anche su quella alla ruota. E il cliente, quello che lamenta, è proprio questo. Uno e due. Lo lamenta questo signore, lo lamentano quei signori che ci hanno scritto. Con altre vetture, altre marche, però esatto, il problema è quello lì. È sempre quello. Allora, in questo caso non c'è il discorso del pedale dell'acceleratore, perché parliamo di un diesel, la farfalla non lavora, lei è sempre bella spalancata. Qua si parla proprio di strozzature, a mio avviso, dovute proprio a problemi di omologazione quando si va a fare, si va a produrre, a mettere in produzione una macchina. Esattamente. Infatti adesso, lavorando su dei parametri chiaramente di gasolio, di limitatori, i soliti discorsi che oramai avranno imparato anche i nostri, le persone che ci seguono a capirli, e vediamo se riusciamo a ovviare a questa carenza, perché poi arrivati a 2.400-2.500 giri la macchina è anche per piacevole. Per cui scusami se magari non ripetiamo, però chiaro, no, deve è essere fatto, chiaro. Il comportamento è fatto dalle case perché devono cercare di ridurre le emissioni. Sono quasi costrette in tal senso, perché per poter fare delle omologazioni restrittive come sono quelle dal giorno d'oggi, chiaramente secondo me da qualche parte bisogna pagare dazio. Va bene. Adesso vediamo, il cliente qua non ci ha chiesto particolarmente potenza, anche se vale il solito discorso, per coprire questo un qualcosina dovremo tirar fuori, magari stando sempre in percentuali accettate da Stato e da tutto il resto. Però bisogna ovviare assolutamente, io questo vuoto qua non lo dobbiamo più avere. Oltretutto, qua siamo di fronte a una macchina col cambio automatico. Quindi sai, se c'ho la frizione, come la Tiguan della scorsa puntata, ci gioco, sfriziono, esco dagli stop. Qua se c'è un cambio automatico, lo tirano anche matto il cambio automatico, perché o non va via, o io affondo facendo il famoso kick down per fare la scalata, questo me la butta su a 4.000 giri e vado ancora in un range dove do chiaramente un 1.500, poi non rende più per altri motivi. Certo. Quindi diventa proprio, al di là proprio di una questione di pura prestazione, un piacere di guida. Certo. E il piacere di guida a venir meno. E ci ricolleghiamo un po' al discorso della 500, la bella addormentata per intenderci, e si va anche, ok, non spingiamo le persone a correre, non è nostro, o se lo volete fare fatelo in parco chiuso che le piste aprono e via dicendo, però qui si parla proprio anche di pericolosità di utilizzo, uscire dagli stop, avere proprio, magari aspettarsi una determinata reazione da parte della macchina e non averlo, con il rischio oggettivo di rimanerci in mezzo. E questa mancanza di brillantezza in i paesi anglosassoni la definiscono come l'avanò, è proprio la macchina l'avanò, e lo dicono a Londra, in America, insomma tutto. Anche qua nelle nostre valli dove parlano sistematicamente l'inglese, l'avamia. Per cui a me piace essere comunque poliglotti e farvi capire che siamo cittadini del mondo. Anche perché da quelle parti è giusto che parliamo la loro lingua. No, va bene. L'avamia. Buon lavoro. Sotto. Marino, non avete certo bisogno del mio attestato, perché alla fine siete talmente bravi. Qui addirittura mi sembra un gioco fin troppo facile. No, non è un gioco così facile, però lo fate sembrare siamo sempre di fronte al discorso della materia prima. Mm-hmm. Se la base della macchina ce lo permette, il risultato è ottimo. Okay. Chiaramente poi, non so, andare a, senza offendere la Panda, assolutamente andare a dare gli stessi risultati su un Panda 30 a carburatore non è la stessa cosa, quindi se abbiamo una base che ci permette il risultato, sicuramente il risultato ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo, anche noi chiaramente i miracoli non li si riesce a fare, però vabbè, in questo caso se non è un miracolo è un mezzo miracolo. Allora partiamo dai numeri, anche se abbiamo detto che non era una richiesta di potenziamento necessaria. Qui siamo andati a 130 cavalli, siamo andati a 100 alla ruota e siamo andati a 281 Nm di coppia contro i precedenti 230. Quindi buon risultato, in sostanza. Cavolo. Però è quello che mi preme far vedere, soprattutto quei signori che ci hanno richiesto questa puntata. Guardate la differenza della coppia e della coppia adesso, del motore e del motore adesso. Chiaramente il perché io alla fine poi ho dato anche dei cavalli. Perché se avessi fatto coprire questo vuoto per poi non dargli nulla, avremmo avuto magari una macchina bella sprintosa e bassi che però poi non sosteneva tutta l'erogazione della marcia fino in fondo. Quindi diventa ok coprire il difetto, ma poi
tenerlo anche fino alla fine. Ecco, questo è un classico esempio di un'erogazione semplicemente perfetta. Non c'è un vuotino, non c'è l'ombra di un difetto. Senti, per cui facendo meno fatica qua, vale il discorso che consuma anche... Sicurezza nel guidarla, sicurezza. Consumo, perché il rapporto peso-potenza chiaramente ne giova, perché io lo sposto con molto meno acceleratore la vettura, perché prima, come ci siamo detti già per la 500, per scavalcare questa impasse, la macchina, il proprietario della macchina non poteva far altro che salire un certo numero di giri, quindi affondare tanto l'acceleratore. Invece adesso, con anche poco, la macchina ha la sostanza e la coppia da sostenere il peso e spostarlo con una certa facilità, con tutti i vantaggi del caso. Quindi quotidiani. Esatto, quello è un altro argomento, non è più potenza, però consuma di ovviamente più. Questo la usi è un meglio. Lavoro che va fatto tassativamente nel rispetto dell'affidabilità totale della giusto, macchina, quindi ovviamente. Non solo del motore, che probabilmente ci permetterebbe nettamente di più, ma nel rispetto del filtro antiparticolato, del consumo della AdBlue, che poi è un argomento che tratteremo, della turbina e non ultimo il discorso che appunto non dobbiamo andare a sovraccaricare di gasolio, come abbiamo visto nella puntata dei fumi e via dicendo, il filtro antiparticolato, perché se io risparmio grazie al tipo di utilizzo un 10% di consumo, ma la macchina al posto di farmi una rigenerazione al mese me ne fa 5 perché ho esagerato, tutto quello che ho guadagnato di là lo vado a perdere. Quindi torniamo al vecchio discorso delle solite raccomandazioni: equilibrio nel fare queste cose, massima intelligenza, nel senso non farsi attrarre troppo dal numero altisonante, ma farlo proprio per quello che il cliente chiede e soprattutto per quello che il cliente giustamente merita. Okay. Perché qua è... Senti, però fateci sognare, prima di lasciarvi andare, su un motore così, per cui un 3 cilindri turbo, teoricamente a quanto potrebbe arrivare di potenza? Ancora... Andando però a minare, andando a mettere sotto stress anche la meccanica. Cioè, andando a metterla sotto stress ci sarebbero un altro 25-30 cavalli di margine. Ok, per cui potrebbe essere una macchina con 3 cilindri a 160 cavalli. Se io me ne frego di tutti i discorsi che abbiamo fino adesso, cioè mi posso chiudere posso sbragare, una parolaccia, il cambio 20.000 km prima di quanto durerebbe in origine, potremmo avere un margine nettamente superiore. Perfetto. Chiaramente, come ripeto, in questo caso ci è stato richiesto espressamente di eliminare questo tipo di difetto, e quello che mi premeva a tutti i telespettatori che a casa ce l'hanno chiesto era far vedere, perché questo difetto c'è su molte macchine, tantissime, che siano Fiat, Peugeot, che siano Citroën, dovute per le stesse motivazioni per cui BMW è stata costretta a dare un'erogazione del genere alla macchina di serie. Ok, per cui perfetto. Se sentite la sgonfitudine, può essere qualsiasi cosa. Se mi sentite sgonfi, esatto, gonfiate. Pensate al carburatore di Bergamo, non a me, che io sono già gonfio di mio, però loro... Ma ragazzi, non era Giubbino. Ci vediamo allora vedere la Juve, al Delle Alpi, allo Juventus Stadium, come ci vediamo. Come okay. No, Delle Alpi si è proprio rimasta indietro. È un pochino indietro, Bettega per me, sicuramente. Ci vediamo lì? Ma scusa. Vi aspetto lì come solito, abbonamento? 2006? No, niente, 2006, non è stato. 2006? 2006? Pasca, non mi ricordo di cosa si parla. Cosa vuol dire? No, era l'inizio della fine. Che tristezza, siamo buttati anche sul calcio. Mai parlare di donne, solo calcio, ragazzi. Di donne con Pasca e questo qua. Zero. Sì, non tre. Zero. Zero. Ciao ragazzi. Ciao. Bye bye.